Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi recensiamo un altro microfono mandatoci in prova dagli amici di FiFine. Questa volta parliamo di un vero e proprio top di gamma. Io sto già parlando nel microfono per farvi capire a priori quale sia la qualità. Stiamo parlando del K658, un microfono che FiFine indica essere perfetto per lo streaming, per i podcast, compatibile con PC, Mac, PS4, qualsiasi tipo di console e chicca delle chicche, è un cardioide dinamico. Che cosa significa? Significa che potenzialmente questo K658 potrebbe andare ad eguagliare lo Shure SM7B, almeno come, sapete, come origine del microfono, come qualità della capsula. E cosa molto interessante, questo microfono promette di essere refrattario a tutti i rumori che non vengono inviati direttamente all'interno della capsula. Ma perché non dare prima un'occhiata alla scatola del microfono? Ecco a voi il K658 in tutta la sua bellezza, con la classica faccina che ride, marchio distintivo di FiFine, molto molto carino e simpatico, sincero. Qui ci sono un paio di caratteristiche del microfono: plug and play, molto facile, tasto del muto, da un suono caldo e morbido senza extra rumori, regolazione del gain, lucine, e c'è anche il monitoring per le cuffie, perché sul microfono dovrebbe esserci un jack da 3,5 che vi permette di sentire precisamente la vostra voce. La scatola si sfila e già il fatto che sia tutta imbottita all'interno vi fa capire come questo prodotto sia decisamente premium. C'è il libretto di istruzioni con varie lingue, e partiamo prima dagli accessori perché sono una parte molto interessante che non dovreste assolutamente tralasciare. C'è uno shock mount integrato con un filter thread da 5,8, così da poter essere messo su qualsiasi boom arm. Il cavo USB e credo sia USB-C dall'altra parte, e vorrei ricordarvi che questa parte qui, questa non è plastica, questo è metallo, come sugli altri microfoni della FiFine. Qui abbiamo un anello per stringere il microfono sullo shock mount in maniera tale che non scappi via, perché a quanto pare i microfoni della FiFine tendono a scappare, quella faccina sapevo che fosse malvagia. Qui abbiamo un adattatore, cosa che non c'era sull'Ampli Game, molto molto apprezzato, un adattatore, c'è scritto qui, da 3,8 a 5,8, un adattatore per boom arms, appunto per poter mettere il microfono su qualsiasi asta, un treppiedi, pesantuccio il treppiedi, pesa più il treppiedi che il microfono credo, con i piedini gommati così che appunto il microfono non possa scappare dalla vostra scrivania, e alla fine ecco qui il K658, un microfono davvero molto molto bello, porca miseria, al tatto è spettacolare, è metallo. Qui abbiamo il tasto per la regolazione delle luci, qui abbiamo il tasto del muto, qui c'è il gain e qui su ci sono le connessioni USB-C e jack da 3,5 per il monitoring dell'audio. Che dire, un microfono davvero molto carino. Non mi piace proprio tantissimo il fatto che ci sia la rotella del gain così piazzata di fronte a voi, perché è grande e ingombrante, però è sicuro che voi non avrete problemi a capire dove sia il gain. Ora vi faccio vedere un attimo come va lo shock mount, così, perfetto, e l'anello dovete metterlo da sopra e c'ha un bel po' di giri quest'anello in effetti per essere stretto, ed ecco qua, il setup è pronto per essere inserito o sul treppiedi, perché appunto potete usare il microfono così, oppure potete utilizzarlo in posizione più classica, così, che pende a testa in giù. Davvero tanta 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 roba. Allora, nell'unboxing ho detto una cosa non troppo precisa, e cioè che voi dovreste parlare nel microfono in corrispondenza della rotellina del gain. Non è così, voi dovete parlare al di sopra del microfono, quindi proprio sulla punta. E vorrei farvi notare una cosa. La capsula del K658 è molto simile a quella dello Shure SM7B, ma appunto sono entrambi microfoni dinamici che hanno una gabbia attorno alla capsula per proteggerla da, sapete, colpi accidentali, e
anch'esso un pop filter o comunque un windshield per proteggerlo dalle sibilanti, dalle esplosive e da, sapete, suoni che non vogliamo che entrino all'interno della capsula. Ma partiamo subito con i test. Il primo test che andrò a fare, che è quello che ho fatto fino ad ora, è quello da podcast praticamente. Io sto parlando direttamente nella capsula del microfono, sono molto vicino ad essa ed ecco come si sente la mia voce. Il secondo test che vado a fare è a circa una spanna di distanza del microfono, quindi più o meno 25-20 centimetri. Ed essendo un microfono dinamico, non parlare all'interno della capsula, io ho alzato un pochettino il volume della mia voce, non parlare all'interno della capsula potrebbe risultare in, appunto, un volume più basso del suono registrato dal microfono e magari un po' più di rumore ambientale. Questo è un test che uccide i microfoni dinamici. Io sono a due spanne dal microfono e praticamente sentite non solo la mia voce, ma sentite anche il rimbombare della stanza, perché il microfono non cattura soltanto ciò che esce dalla mia bocca, ma cattura ovviamente anche il suono che rimbalza sulle pareti attorno, e non è proprio una cosa bella. Adesso sto provando l'effetto di prossimità del microfono. I microfoni dinamici, insieme ad alcuni microfoni a condensatore, hanno il pregio di avere appunto una capsula dinamica che deve essere toccata dalle onde sonore, dall'aria mossa dalla vostra bocca e dalle onde sonore che escono dalla vostra bocca per potersi attivare. Quindi l'effetto di prossimità è decisamente migliore rispetto a dei microfoni a condensatore classici. Ora, mentre parlo con voi, sto scrivendo qualcosina sulla mia tastiera, che è una tastiera meccanica con Cherry MX rossi, che non sono decisamente tra i più silenziosi. Da quello che vedo da Audacity, il rumore dei tasti è captato decisamente molto poco, quindi è una cosa decisamente bella. E ho dimenticato di farvi vedere una cosa importantissima: il microfono ha le lucine RGB, con un tasto capacitivo comodissimo, si accendono e si spengono, basta sfiorarlo sto tasto, spettacolo. E posso anche, guardate, con la semplice pressione... Non mi state ascoltando, ma ora mi state ascoltando di nuovo. È un microfono fatto decisamente molto bene anche a livello costruttivo. Specialmente lo shock mount mi piace davvero tanto. Mi piace esteticamente, mi piace il fatto che sia tutto in metallo. Di plastica, appunto, c'è solo lo shock mount. Una grande cura, c'è davvero una grande cura di dettagli da parte di FiFine per questo microfono. Davvero, davvero tanto. Mi piace davvero tanto. Adesso facciamo la prova che tutti avete aspettato. E cioè, vediamo quanto il microfono sia refrattario alle vibrazioni. Io al momento sto guardate come si muove. Io sto picchiettando sull'asta alla quale il microfono è attaccato e non so sinceramente quanto voi riuscirete a captare. Questa è un'asta della Blue che comunque è di ottima fattura. Non so se lo shock mount e la sospensione della capsula del microfono possano isolare anche da questi colpi. Relativamente, dai, io adesso non so, però sarete voi i giudici di questo test. Ora facciamo un test di rumore bianco, cioè io non parlerò e vedremo quanto il microfono riesca a captare dell'ambiente circostante. Da quello che vedo da Audacity è praticamente zero. E sono un fesso, sapete perché? Perché il microfono sul retro ha una porta jack 3.5 mm, quindi voi potrete sentire in tempo reale ciò che il microfono sta captando in un determinato momento. Io al momento non ho un cavo per collegare le cuffie, quindi ciccia sentirò in post-produzione. Dato che prima ho tolto il pop filter, vedremo un attimo come il microfono risponde alle esplosive e le sibilanti. Quindi, Peppino è andato a Panama a sparare agli ippopotami perché potevano pappare pappagalli. Queste sono le esplosive, le P, le B. Sassari e Sassuolo sono state sanzionate da 66 svedesi. Queste invece sono le sibilanti. Da ciò che vedo a schermo, il microfono non sembra essere troppo affetto da queste consonanti, quindi buono, buono. Il fatto di essere una capsula dinamica aiuta davvero tanto. Ma adesso, la prova che tutti avete aspettato, facciamo la prova della chitarra. Thank you.
Sì, lo so, sono un nostalgico. Beh, che dire, questi erano i test. Il K658 si presenta in una fascia di prezzo molto diversa da quella dell'Ampli Game. Stiamo parlando di un microfono che costa il doppio, stiamo parlando di circa 100 euro, ma con il codice sconto che trovate in descrizione potresti acquistarlo da Amazon ad un prezzo inferiore. Se dovessi trovare una critica così a questo microfono, a livello estetico e a livello di costruzione non c'è nulla che mi dispiaccia. Forse il fatto che voglia imitare troppo un microfono come lo Shure SM7B, perché da come è messo sull'asta, da come protrude in avanti, sembra appunto voler essere una copia dello Shure SM7B. Il fatto che sia un microfono USB mi piace, perché è comodo da attaccare al vostro PC, alla vostra console. Non si può fare un'equalizzazione come si deve al suono che viene catturato dal microfono, ma sarete voi ad essere i giudici di ciò. Io credo che comunque ci sia una buona equalizzazione dei suoni. Lo sento molto diverso dal microfono che abbiamo provato la settimana scorsa, di cui vi lascio il video comunque qui da qualche parte, nelle schede qui da qualche parte. Ha un range di frequenze più preponderante, credo che sia un po' più improntato verso i medi. Cosa che mi dispiace, perché i medi sono le frequenze che vanno a sporcare il suono, vanno a renderlo molto più pastoso. Ciò non significa che comunque che con qualche filtro fatto ad hoc, messo ad hoc su OBS e magari su qualche software di editing, voi non potete avere una qualità buona. Sicuramente potreste migliorare la qualità, ma per ciò che offre il microfono, per tutti gli accessori, per la qualità costruttiva, per l'estetica, perché raga, l'estetica al giorno d'oggi, se dovete far vedere il vostro microfono in streaming o magari su YouTube, è comunque qualcosa che gioca un ruolo molto molto importante, supera decisamente la prova. È un microfono che non vi deluderà. Ci ho detto, io ringrazio ancora FiFine per aver spedito questo fantastico esemplare per la review. Vi ricordo che in descrizione c'è un codice sconto e il link affiliato al microfono se volete provarlo. E nulla, vi ricordo di mettere un mi piace, iscrivervi al canale, accendere la campanella se foste interessati ad un'altra review di microfoni, che sicuramente ci sarà nelle prossime settimane. E ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G. Ciao ciao belli. Ciao.